Questa è una, così, una storia normale, una fiaba musicale però. E tutte le fiabe, come voi sapete, hanno dei personaggi. In questa fiaba qui io farò il narratore, ma ogni personaggio sarà rappresentato da uno strumento musicale. Sul ramo di un grande albero era appollaiato un uccellino, amico di Pierino, che non appena lo vide arrivare cinguettò allegramente e tutto tranquillo. Il gatto girava intorno all'albero e pensava fra sé e sé: ma varrà la pena di arrampicarsi così in alto? Quando io sarò arrivato lassù, quell'uccellino sarà già volato via. Uscì il nonno. Era arrabbiato perché Pierino aveva disobbedito. Il prato, Pierino, è un posto pericoloso. Pierino, se il lupo dovesse sbucare dal bosco, che cosa faresti? Aveva ragione il nonno. Che un grande lupo, grigio, sbucò dalla foresta. Prese a correre con tutte le sue forze, ma un'anatra non può essere più veloce di un lupo. E il lupo si avvicinava sempre di più, finché la raggiunse. Ecco, l'afferrò e ne fece un sol boccone. Intanto Pierino aveva fatto un bel nodo scorzoio alla corda e cautamente riuscì ad infilarlo nella coda del lupo. E tirò su, 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 con tutte le sue forze. Sentendosi preso in trappola, e allora il lupo si mise a saltare furiosamente qua e là, cercando in qualche modo di liberarsi. Ma... dal bosco sbucarono fuori i cacciatori e sparavano ad ogni passo. Pierino non fosse riuscito a catturare il lupo, che sarebbe successo, eh? Sopra di loro volteggiava l'uccellino cinguettando allegramente. Però, disse, ma che tipi coraggiosi siamo io e Pierino, guardate cosa siamo riusciti a catturare. Brontolava talmente tanto che i cacciatori si chiesero: ma non sarà da legare anche lui? E se qualcuno avesse ascoltato con attenzione,
avrebbe sentito l'anatra che faceva qua, 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 nella pancia del lupo. Che stupido per la fretta, quello scemo l'aveva inghiottita viva, viva! Qua, 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 qua.